Facciamoci un giro per la nostra città. Venite anche voi a Pistoia e potreste incontrare i SUS. I succede una sega, la cultura dell'ovvio. Loro si presentano così: sono un gruppo experimental trash pop. E adesso vi elencheremo anche i loro nomi, tanto per riconoscerli meglio. Alessio Chiappelli, voce, chitarra e tastiera moscia. Così dicono. Così dicono e così noi ve la diciamo. Duccio Stefanelli, basso tondo e grida. Fabio Pocci alla chitarra e Lorenzo Cammilli, batteria e puntini puntini. Sono un gruppo veramente molto particolare, tanto bisogna prendere anche quello che hanno scritto nel loro space per quanto riguarda le loro influenze, che svariano da Einstein a Copernico, da Kant a Gaber, dai CCCP a... sicuramente il viaggio pendolare Pistoia-Firenze e poi più in generale Pistoia, che senza di lei tutto questo non sarebbe mai stato possibile. E poi, come non menzionare poi la nostra fonte di ispirazione primaria, ovvero i paradossi. Beh, una presentazione perfetta. Si presentano in questo modo e veramente i loro testi sono molto particolari, sono un continuo paradosso su tematiche sociopolitiche e di strane, diciamo così, attitudini di vita quotidiana. Ottima la voce di Alessio Chiappelli e le sonorità del gruppo, che svariano con grandi qualità musicali, grandi qualità dei musicisti, soprattutto la chitarra di Fabio Pocci, e poi anche dal vivo, dove Duccio Stefanelli al basso riesce a dare veramente quel qualcosa in più a questa band. Una band che ha spesso sonorità che tendono anche al noise rock. Noi li abbiamo ascoltati venerdì sera, sono stati veramente fantastici, vi consigliamo di andarli a sentire quanto prima. Noi continueremo a parlare dei SUS, intanto noi ascoltiamo un pezzo che è la loro opera d'arte, diciamo così, da cui hanno preso anche il nome, ovvero Succede una sega.